Thank you.
siamo arrivati qui adesso alla pausa, pausa pranzo, dove ci sono i partecipanti che prenderanno i loro panini con le bevande. Siamo partiti stamattina dal panorama, in dove praticamente ci sono state le iscrizioni. Abbiamo quattro ragazze che si sono occupate delle iscrizioni, hanno fatto la loro colazione. Sono partiti, abbiamo dato i roadbook che servono per diciamo, seguire il percorso. I percorsi sono cinque tipologie diverse. C'è un percorso hard, che è molto difficile, dove non ci sarà la possibilità, dove i partecipanti devono essere autosufficienti, mentre ci sarà un percorso medio, che sarà con media difficoltà, dove le macchine comunque dovranno avere le ruote tassellate. Questo percorso può avere delle varianti a scelta del partecipante che può affrontare. Queste varianti, noi abbiamo quattro trattori dotati di vericello che possono aiutare per velocizzare diciamo, lo scorrimento del raduno per quelli che hanno sottovalutato magari la difficoltà e quindi si sono ritrovati che non riescano a salire. Il tempo ci sta aiutando perché non piove e quindi le macchine diciamo, riescano a superare gli ostacoli senza grandi difficoltà. Se ci fosse stata la pioggia, i trattori avrebbero dovuto sicuramente lavorare molto di più. Vai, dá um.
Ci abbiamo anche il presidente della federazione, nonché vicepresidente del nostro club. Che ne pensi di questo raduno? Mi sembra che stia andando tutto bene.